Intanto pomeriggio è stata approvata la norma del reddito di cittadinanza, che poi in realtà è un po' un ritorno, visto che già con la giunta Illy si era fatto un provvedimento grosso modo analogo comunque con questo intento. Centrodestra, Forza Italia, Autonomia e Responsabile che ha votato contro, Marini si è distinto, poi lo sentiremo per un po' il discorso un po' duro che aveva fatto la Serracchiani. Comunque ha riconosciuto che questo è un provvedimento non dei 5 Stelle, ma avuto fortemente delle Serracchiani. Ecco, la maggioranza nel corso della giornata di ieri aveva anche presentato alcuni emendamenti che poi la Giunta ha accolto, e sappiamo che molto spesso quando parliamo di Giunta Serracchiani non è detto che anche gli emendamenti della maggioranza vengano accolti. Ma io dico un provvedimento importante che non è reddito di cittadinanza come l'avevamo fin qui inteso, ma è una misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito. Le risorse oggi sono limitate, ma contiamo di aumentarle già dal prossimo anno, iniziando con la riorganizzazione degli strumenti di sostegno al reddito e del sociale che già oggi esistono e che quindi vanno razionalizzate. Dall'altro canto ci pare che questo sia un progetto veramente innovativo per la nostra regione. Siamo la seconda regione, o meglio la prima regione dopo la provincia di Trento, a adottare un provvedimento del genere, e credo che è stato fatto un buon lavoro a livello consiliare che dalla proposta nostra è riuscita ad avere anche il consenso del Movimento 5 Stelle e comunque un'attiva partecipazione anche del nuovo centrodestra. Ecco, Moretti, la domanda che si fanno i cittadini però è questa: siccome tendenzialmente questi provvedimenti vanno in base all'ISEE che si presenta, però l'ISEE lo presenti, se io resto tra virgolette in difficoltà, adesso l'ISEE ce l'ho appena il prossimo anno. Da questo punto di vista, come questa norma verrà incontro? Perché sa, aspettare i soldi un anno per poter rientrare è un po' dura. Da questo punto di vista, come si farà, visto che appunto questo provvedimento vuole andare per i problemi immediati, non a lunga scadenza? No, ma già la norma nazionale prevede l'attualizzazione dell'ISEE, quindi la possibilità di presentarlo quasi in tempo reale, proprio alla luce delle mutate condizioni soggettive della persona, di chi perde lavoro, di chi comunque si trova in una situazione peggiorativa rispetto ad un dato momento. Quindi io credo che problemi di questo genere non ce ne sarà. Il fatto importante è che il riferimento, la prima istanza, è sempre data dal servizio sociale del comune, che è colui che assieme all'Agenzia regionale per il lavoro istruirà la pratica, prevederà i contenuti del patto che ente pubblico e cittadino sottoscriveranno proprio in funzione del nuovo provvedimento approvato ieri. Senta, dal momento in cui una persona va a fare la richiesta, avete calcolato circa quali sono i tempi di risposta? Ma entro 60 giorni c'è l'obbligo di sottoscrizione del patto. Nel frattempo la pratica ha la sua istruttoria e nel frattempo, se la persona ha i requisiti, può già ricevere la prima parte di sostegno. È chiaro che il tutto è legato alla sperimentalità della norma. Si tratta di una misura sperimentale proprio perché vogliamo vederne gli effetti e le ricadute sui beneficiari, quindi sul tessuto sociale della nostra regione. Io credo che da questo punto di vista ci sia la possibilità per fare un buon provvedimento.